Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura i numeri dell'emergenza sanitaria, secondo i dati della regione, un nuovo caso di coronavirus oggi in Abruzzo, seppur non sia più possibile sapere il numero dei test effettuati. Intanto il direttore della sezione europea dell'OMS, Hans Klug, mette in guardia da una seconda ondata nel continente, probabilmente in autunno. Vediamo. Un solo nuovo caso di Covid-19 accertato oggi in Abruzzo. Ignota però la percentuale che questo rappresenta rispetto ai test effettuati. Da ieri infatti la regione ha cambiato la comunicazione tramite la quale in questi mesi ha informato gli abruzzesi sull'andamento del virus, non rendendo più noto il numero di tamponi processati ogni giorno. Rispetto a ieri vi sono 9 persone in meno ricoverate in terapia non intensiva, in tutto attualmente sono 32, mentre rimangono ancora 2 persone in terapia intensiva, altre 337 persone positive, più 2 rispetto a ieri, sono in questo momento in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Ad oggi i positivi al Covid in Abruzzo, di cui si ha conoscenza, sono 371, 7 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati in tutto 3.284 casi nella nostra regione. Di questi 224 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 816 in provincia di Chieti, 1.585 in quella di Pescara, 631 nel Teramano e 25 provengono da fuori regione, mentre per 3 casi non è indicata la provenienza. Questi i numeri del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità. Intanto Hans Klug, direttore della sezione europea dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che la settimana scorsa, per la prima volta dopo mesi, vi è stato un aumento dei casi settimanali nel continente. Klug ha affermato che in 11 paesi dell'Unione, senza però specificare quali, è stata registrata un'accelerazione della trasmissione del virus che ha portato a un'impennata molto significativa che, se non controllata, ha concluso il direttore europeo dell'OMS, potrebbe portare a una seconda ondata in autunno che spingerà ancora una volta i sistemi sanitari europei sull'orlo del precipizio. Il direttore generale dell'ASL di Pescara, Antonio Caponetti, e il responsabile unico delle liste di attesa, Bruno Ciuca, sono intervenuti nel TG6 delle 14 per fare il punto sulle prestazioni sanitarie da dover recuperare. Caponetti ha anche parlato di tamponi e neanche il direttore dell'ASL di Pescara esclude una seconda ondata di contagi. Vediamo l'intervista di Paolo Renzetti. L'abbattimento delle liste d'attesa perché si sta tornando gradualmente, gradatamente verso la normalità, però c'è questo problema e non è un problema da poco delle liste d'attesa, ovviamente dopo l'emergenza sanitaria. Beh, certamente con l'emergenza Covid abbiamo dovuto sospendere quelle visite che normalmente l'azienda offriva e quindi si sono accumulate una serie di richieste che nei prossimi mesi dobbiamo cercare di risolvere in qualche modo. Quindi c'è un accumulo di visite pregresse e ci sono anche dei problemi legati al fatto che le visite che abbiamo ripristinato comunque richiedono dei tempi più lunghi per rispettare le normative in materia Covid, quindi è necessario un doppio impegno, uno di recupero e uno di ridurre il possibile incremento legato proprio al fatto che le visite vanno distanziate, che nelle sale d'attesa devono essere presenti pochi utenti e questi utenti devono essere trattati con tutte le accortezze richieste dalla normativa anti-Covid. Quindi ci sono una serie di problemi importanti che interessano questa ASL, ma tutte le aziende ASL di questo paese ovviamente. La Regione ha dato delle direttive di massima che poi devono essere calate in ogni azienda tenendo presente le realtà di ciascuna. Tra le ipotesi di lavoro c'è anche quella di incrementare le ore di lavoro e eventualmente di poter interessare anche i giorni festivi. Questo compatibilmente con le necessità di recupero che abbiamo in tanti nostri operatori che hanno vissuto dei mesi intensissimi e faticosi, per cui dovremo valutare opportunamente tutte queste possibilità cercando di offrire un prodotto utile e necessario.
per recuperare ci vogliono risorse che la Regione ci ha promesso, quindi con le risorse, con qualche migliore organizzazione, coinvolgendo i privati accreditati, pensiamo di recuperare. E chiaramente non è una cosa tutt'altro che semplice. Tenete presente che le liste d'attesa, il problema di liste d'attesa era già esistente prima del Covid, e quindi con i problemi che ci ha portato questa emergenza abbiamo avuto un'accentuazione di un problema già esistente. Noi come dato attuale abbiamo all'incirca oltre 41.000 prestazioni da recuperare che sono state oggetto della sospensione ai sensi delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale emanata nei mesi di marzo, aprile e maggio. La recente ordinanza numero 76 del Presidente della Giunta regionale dalle indicazioni di massima alle aziende sanitarie i criteri per la riattivazione e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei ricoveri secondo la normativa delle classi di priorità. Quindi se fino a questo momento, fino al 20 giugno, noi abbiamo erogato solo le prestazioni che avevano determinate classi di priorità, ad oggi possiamo riattivare anche le prestazioni sia in regime di ricovero che in regime di specialistica ambulatoriale in classe programmata, quindi cosiddette non urgenti. Chiaramente noi dobbiamo tener conto, come diceva il direttore generale dottor Caponetti, anche delle prescrizioni vigenti e delle linee guida in materia di contenimento di quella della diffusione del Covid. I tamponi, volevo sapere se è entrata a pieno regime la macchina che avete lì nel laboratorio di riferimento vostro. La macchina è funzionante, ma assieme ad altre macchine, per cui abbiamo una potenzialità importante a questo punto, ma non è solo una questione di macchine, è una questione di reagenti, è una questione di personale che deve far lavorare queste macchine, quindi anche qui nulla è semplice. C'è pure da dire che ormai da giorni i casi positivi sono pochissimi o nulla, quindi in questa fase il problema è sotto controllo. È importante che siamo pronti ad affrontare una possibile recrudescenza che potrebbe esserci nei mesi autunnali. Si sono riuniti presso l'assessorato alla sanità regionale di Pescara alcuni esponenti della FIALS Abruzzo per chiedere più considerazione delle figure professionali sanitarie che hanno affrontato l'emergenza Covid in prima linea. Il servizio a cura della redazione di Vestina News. Manifestazione regionale della FIALS, la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, che questa mattina si è ritrovata nei pressi dell'assessorato alla sanità di Pescara per chiedere di non dimenticare gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza Covid-19 e lavorare insieme per un vero rilancio del servizio nazionale sanitario attraverso il riconoscimento professionale ed economico di professionisti e dipendenti. Chiediamo un rinnovo contrattuale che oramai da 3 anni che è scaduto e dignitoso soprattutto, perché gli operatori della sanità sono i più mal pagati d'Europa. È una cosa assurda chiamarci angeli e dopodiché buttarci alla spazzatura. Tutti promettono e nessuno fa niente. A tutt'oggi non abbiamo nessun risultato di concretezza che abbiamo avuto noi operatori della sanità. E per di più, tante delle promesse anche sul Covid e tutto che gli operatori della sanità privata non percepiranno, secondo le linee nazionali, nemmeno un centesimo, che pure loro sono stati impegnati in prima linea. In tanti sono stati assunti a tempo determinato per l'emergenza Covid, che fine faranno proprio questi? Tutti quanti hanno un contratto a tempo determinato di 6 mesi o di 8 mesi. Questi qua, fine la pandemia, finita l'emergenza, vanno a casa. È una cosa assurda, io credo che è una cosa che non può esistere, è una cosa che siamo nel 2020, siamo in Europa, queste cose non possono veramente esistere, perché nella sanità negli ultimi 10-15 anni c'è stato un taglio e qualcuno se ne è vantato di aver tagliato i servizi, di aver tagliato infermieri, tutti gli medici nella sanità, se ne è vantato. Quella persona va ancora in giro, io direi che si dovrebbe solo vergognare. Le rette non sono state adeguate, i lavoratori vengono soprattutto anche nella ASL con l'esternalizzazione, vengono pagati con contratti veramente vergognosi, che qui andiamo dentro la ASL, è una cosa assurda pagare le persone con contratti della plastica, metalmeccanici, turismo, artigianale. Oramai chi può se ne inventa di più per non pagare i lavoratori. Ogni volta che c'è un cambio d'appalto è un problema perché tutti stanno con la tachicardia per non essere riassunti. È un
una vergogna, lo devono far finita questo modo di fare. E ora la cronaca, tragedia a Fossa Cesia, dove un'auto si è scontrata con una Mieti Trebbia. È successo oggi pomeriggio intorno alle 16.30 sulla strada provinciale Mediana. Nell'incidente ha perso la vita una ragazza del posto di soli 27 anni. La giovane, SF le sue iniziali, viaggiava a bordo del suo veicolo, una Citroen, in direzione mare, quando per cause ancora da accertare si è scontrata frontalmente col mezzo agricolo che arrivava in direzione opposta. Probabilmente la 27enne, che lavorava in un bar di Torino di Sangro, ha perso il controllo dell'auto uscendo da una curva. Inutile l'elisoccorso del 118, la ragazza infatti sarebbe morta sul colpo. Sul posto i carabinieri di Fossa Cesia e della compagnia di Ortona, i vigili del fuoco di Vasto, la polizia municipale e la stradale di Lanciano, che si sono occupati dei rilievi. Proseguiamo con il nostro telegiornale, ok dall'Arta, il litorale di Francavilla al Mare infatti conferma la balneabilità per l'intero tratto, resta l'amarezza però per la mancata assegnazione della bandiera blu. Mare pulito, balneabile nell'intero tratto della costa francavillese, una bella notizia sindaco. Sì, qua siamo quasi a confine nello stabilimento dell'amico Pier Giorgio, l'Albatros, devo dire che è un piacere vedere questo mare pulito, chiaro, che non ha problemi, speriamo che continuare su questa strada e quindi venite a fare assolutamente giornate di sole e dei buoni bagni a Francavilla al Mare. Una bella notizia che però fa il paio con quello che è accaduto qualche settimana fa, quando Francavilla non si è vista confermare la bandiera blu, lei sindaco ci è rimasto male? Ci sono rimasto molto male perché per l'ennesimo anno non abbiamo avuto la bandiera blu, ora stiamo aspettando le motivazioni, quest'anno ci avevamo creduto fortemente perché ritenevamo di avere tutti i requisiti per avere la bandiera blu, ma questo ci sprona ancora di più a proseguire nella strada che abbiamo intrapreso, io sono convinto che il prossimo anno avremo questo giusto riconoscimento. Finalmente è partita la stagione estiva, la stagione balneare, grazie anche alle prime belle giornate di sole, state programmando degli eventi per quest'estate e poi ci sono novità anche per quanto riguarda la mobilità sostenibile a Francavilla. Sì, quest'anno abbiamo fatto veramente tanto per la mobilità sostenibile, dai monopattini elettrici ai Figo, alle biciclette elettriche, stiamo pensando anche di rinforzare la nostra rete di piste ciclabili e per quanto riguarda la stagione, è chiaro, non si faranno i concerti, vivremo una stagione diversa ma comunque piena di eventi, faremo in modo che Francavilla appetibile come in ogni estate e quindi aspettiamo numerosissimi turisti. Andiamo a Teramo, lo studio Bellomo di Palermo ha consegnato al sindaco il progetto definitivo ed esecutivo per il recupero del prestigioso Teatro Romano, la riqualificazione del sito archeologico, ha dichiarato il primo cittadino. Gian Guido D'Alberto rappresenta una rivoluzione storica per la città di oggi e per le nuove generazioni. Tania Bonici Castelli. La rivoluzione urbanistica futura di Teramo capoluogo passa attraverso due grandi interventi di recupero. L'ex manicomio di Porta Melatina, 22.000 metri quadri che si trasformeranno in una cittadella della cultura, e il Teatro Romano, il bene archeologico più importante dell'Abruzzo. Su quest'ultimo c'è stato oggi un passaggio fondamentale. Lo studio Bellomo di Palermo, infatti, ha rimesso al sindaco di Teramo il progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione del prestigioso monumento. Si prospetta così la sistemazione di uno spazio cittadino per la fruibilità quotidiana, un sito di grande suggestione da dedicare anche alle rappresentazioni artistiche e teatrali. Il progetto, nella versione conclusiva, è il risultato degli adeguamenti e delle prescrizioni indicate dalla sovrintendenza, dal Consiglio Comunale ed emerse dal confronto con le associazioni e i cittadini. Tutto pronto quindi per i successivi passaggi che porteranno all'avvio dei lavori, mentre contestualmente prosegue l'iter per gli espropri per l'abbattimento dei palazzi Salvoni e Adamoli, determinante per la realizzazione dell'intervento. L'elaborato verrà trasmesso anche agli enti finanziatori, Fondazione Tercas e Regione Abruzzo, il cui contributo è fondamentale per l'avvio degli interventi. Del risultato è stato reso partecipe anche l'onorevole Dario Franceschini, che era già stato investito della questione durante la sua precedente esperienza da ministro per i beni culturali, quando una delegazione teramana di cui facevano parte anche il compianto Marco Pannella e i rappresentanti dell'associazione Teramo Nostra a lui illustrò l'idea. Già in quell'occasione Franceschini colse il senso dell'intervento, assicurando il contributo del governo.
Questo risultato è degno di un'emozione collettiva, ha dichiarato il sindaco Gianguido D'Alberto nel ricevere il progetto definitivo ed esecutivo del Teatro Romano. È sicuramente l'obiettivo più importante da noi raggiunto finora, un progetto di valore storico che i cittadini della Teramo di questa epoca, una volta realizzato, consegnano alle generazioni future. Torniamo ad occuparci della cosiddetta movida ad Avezzano e delle problematiche che riguarderebbero l'ordine pubblico. Il sindacato dei poliziotti, SILP, chiede che ci sia un maggior numero di agenti a disposizione per il controllo, aumentando le piante organiche delle questure. Gioia Chiostri. La tutela dei poliziotti è la cosa essenziale, perché senza tutela del poliziotto, e questo ce lo dimostrano le aggressioni dei giorni scorsi, la criminalità prende il sopravvento perché si sente impunita. Due aggressioni a poca distanza l'una dall'altra e ai danni di forze dell'ordine. Un poliziotto del commissariato di Avezzano accoltellato ad una mano a seguito di un tentativo di furto e un carabiniere preso a pugni sul volto. Prognosi ancora riservata per il militare, appuntato scelto, che è stato sottoposto ad operazione lunedì scorso, attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. E malattia tra le mura domestiche per l'agente. Sappiamo che Vito Lamendola sta meglio, ma la movida di Avezzano comincia a fare male. Molto spesso la politica utilizza degli slogan dicendo di fare assunzioni e quindi di aumentare il numero delle forze di polizia. Nei fatti questo è parzialmente vero, perché purtroppo, come dicevo prima, se si assumono 1000 persone, allo stesso tempo ne vanno in pensione il doppio, il triplo. Un ricambio generazionale e un aumento magari delle pattuglie nei weekend, anche un allungamento dell'orario di perlustrazione di controllo della zona, potrebbero essere queste le soluzioni? Uno dei punti fondamentali è proprio l'aumento del controllo del territorio. Diciamo che, come dicevo prima, il questore ha predisposto dei servizi in cui non è solo la Polizia di Stato a prendere parte, ma sono anche le altre forze di polizia, molto spesso anche provenienti con dei reparti provenienti da altri posti. Torna incerto il futuro delle Naiadi, l'impianto sportivo di Pescara. La proroga di 3 mesi decisa dalla Regione non soddisfa l'attuale gestore. Si guarda così ai lavori con il Comune di Pescara, che per bocca del sindaco Carlo Masci si fa avanti per gestire l'impianto. Il Comune di Pescara ha offerto alla Regione la sua disponibilità per la gestione delle piscine Le Naiadi in attesa del project financing e della definizione della proroga della gestione con l'attuale società. Il sindaco Carlo Masci, ai nostri microfoni, rilancia quella che al momento è più di un'idea. Le Naiadi sono un patrimonio identitario della nostra città e della nostra Regione e non rappresentano soltanto un impianto natatorio, uno dei più belli d'Italia. Quindi noi non possiamo permetterci di perdere Le Naiadi neanche per un giorno, non soltanto per i lavoratori che ovviamente svolgono l'attività, ma anche per tutti i fruitori dell'impianto, come dicevamo, migliore d'Italia dal punto di vista natatorio. È quasi la Coverciano del nuoto Le Naiadi, è sempre stata definita così. Quindi la Regione deve prendere un impegno serio, concreto per il rilancio dell'attività. Sento parlare di un project financing, per me va benissimo, perché le attività pubblico-privato possono funzionare se fatte bene, ma non credo che un project financing si possa realizzare in 3 mesi, quindi la proroga di 3 mesi rischia di creare delle situazioni di poca concretezza. Con la Regione vorrò parlare per sapere effettivamente quanto tempo occorre per fare un project financing. In questo tempo l'impianto deve rimanere aperto, perché ci serve la continuità dell'attività. E poi ho anche detto, se la Regione ha interesse a guardare al territorio, il Comune di Pescara è pronto a prendere in carico le Naiadi, anche come trasferimento definitivo, perché noi siamo l'ente che è più vicino alle necessità dei cittadini e quindi sappiamo perfettamente qual è la necessità oggi dei pescaresi rispetto alle attività natatorie. Quindi siamo pronti a confrontarci con la Regione a 360 gradi, perché l'impianto deve continuare a funzionare, e poi anche per il futuro il Comune è pronto a fare la sua parte.
Pannolini gratuiti alle famiglie meno abbienti di Pescara. L'iniziativa dell'amministrazione comunale è stata illustrata oggi al Museo Colonna. Sono 350 i pacchi consegnati oggi. Questo mese gratuito di pannolini permetterà comunque di alleviare quelle che sono le difficoltà economiche delle cittadine di Pescara, sia quelle che hanno richiesto il buon in spesa, ma anche di coloro che effettivamente sono seguiti dai servizi sociali del Comune di Pescara. Quindi il Comune c'è e continuiamo su questa strada con altre iniziative che ovviamente verranno a divenire. Sarà la Protezione Civile a distribuire a casa questi pannolini? Sì, dopo l'esperienza eccezionale, ringrazio ancora una volta le associazioni di volontariato di Protezione Civile coordinate dal mio servizio, staranno loro ad andare a casa, citofonare e consegnare la fornitura per un mese alle 301 famiglie, verosimilmente 301 bimbi che usufruiranno di questa fornitura gratuita e molto gradita, aggiungo. Assessore, una bella iniziativa quella presentata questa mattina assieme al sindaco, quasi 50.000 pannolini ai bambini delle famiglie più bisognose di Pescara. Ma un grosso applauso innanzitutto a chi ha donato questi pannolini. In secondo luogo, noi oggi diamo un'ennesima risposta a tutte quelle persone che vivono questo momento di difficoltà connessa a tutto quello che è la problematica del coronavirus. Siamo contenti che quindi con un'altra iniziativa, con un provvedimento concreto, perché diamo questi pannolini che verranno recapitati a queste persone bisognose, un altro aiuto concreto da parte del Comune di Pescara. Un'iniziativa lodevole da parte di tutta l'amministrazione comunale per aiutare quantomeno le famiglie che oggi soffrono e hanno bisogno. Ci saranno anche altre iniziative. Siamo così giunti alla pagina dello sport, parliamo di calcio di Serie B, giro di tamponi e rifinitura stamani per il Pescara. Nel pomeriggio la partenza per la Toscana, domani alle 21 i biancazzurri sfideranno il Pisa. Non faranno parte della trasferta Bosic e Balzano, le Grottaglie conta di recuperare il terzino per la gara di lunedì con l'Empoli e non dovrebbe stravolgere l'assetto presentato con la Juve Stabia. Andrea Costantini. Non ci saranno Bocic e Balzano per la partita di domani con il Pisa, pesa l'assenza del difensore, ma le Grottaglie non dovrebbe derogare dal 4-4-2 visto sabato, ipotesi Zappa quarto di difesa, davanti a lui Clemenza. Senza Balzano ovviamente io non ho un altro terzino di ruolo che mi possa sostituire Balzano, quindi cercherò di trovare qualcosa che si avvicini un po' alla prima gara, quindi potrei anche abbassare Zappa. Ma allo stesso tempo non voglio perdere Zappa di là, è un po' un gioco strano, ma devo capire, siccome ci sono due partite in una, molto probabilmente inizierò in un modo e finirò in un altro e cercare di mettere un altro davanti che mi possa fare il lavoro in ampiezza o tra le linee per poi dare spazio a Zappa. Potrebbe essere Clemenza. Pisa di D'Angelo che a Salerno ha impressionato sfiorando il colpaccio. Io mi aspetto un Pisa sicuramente diverso, che ti concederà molto meno rispetto alla Juve Stabia, anche per caratteristiche, per sistema, per come interpretano la gara. È una squadra molto più di categoria da quello che ho visto, una squadra che sta lì. Ho visto sicuramente una squadra che è la Salernitana, che ha dato l'impressione di non essere, ecco, sul piano fisico alla pari del Pisa. Quello sì, Pisa l'ho visto molto più in palla, molto più brillante, molto più frizzante, e quindi secondo me la nostra gara sarà pari, partirà alla pari da quel punto di vista e, come ho detto anche la settimana scorsa, vincerà chi sbaglierà di meno. L'Arena Garibaldi è un campo tabù e il Pescara quest'anno in trasferta non ha mai pareggiato. Le Grottaglie non firma per il segno X, ma aggiunge: in effetti io faccio fatica a pareggiare. Anche in primavera mi è successa la stessa cosa, quindi o vinco o perdo, preferisco più vincere una partita, perdere una in più anche se mi scoccia perdere, che pareggiarne altre, poi magari con una vittoria è meglio che fare due pareggi, quindi quello sì, per una questione di punti, però il pareggio non lo dobbiamo mai prendere come una cosa negativa. Ogni tanto, quando non si può vincere, dico sempre, una squadra furba, esperta e saggia porta a casa anche un punto. Su margini di crescita e prospettive, le Grottaglie la vede così. Domani il margine di crescita, secondo me il 20-30% c'è ancora.
di crescita, considerando che ci sono 9 partite. Secondo me noi siamo una mina vagante, se riusciamo a fare su questi punti che ci servono per metterci a posto, io credo che noi potremmo venire fuori con l'entusiasmo, perché sappiamo giocare a calcio. Facciamo subito questi 7 punti che mancano e poi cominciamo a pensarci. E dall'altro lato del campo invece, in casa Pisa, tornano a disposizione l'attaccante Moscardelli e il centrocampista Marin. Quest'ultimo ha buone possibilità di scendere in campo dal primo minuto. Domani sera l'allenatore Luca D'Angelo punta a vendicare la sconfitta dell'andata e farà ricorso anche all'ex Soddimo, che finora in maglia nerazzurra non ha brillato. Vediamo. Sì, è bello poter tornare a giocare nello stadio. Purtroppo sappiamo tutti che però non ci saranno i nostri tifosi e sono indubbiamente un'assenza molto importante, perché sappiamo qual è l'agonismo e la voglia che trasmettono ai nostri giocatori. Vai, ragazzi, si sono allenati bene, ma questo è una costante dei nostri giocatori e ci siamo preparati ad affrontare una partita sicuramente non semplice, perché il Pescara ha fatto una buonissima gara con la Juve Stab e perciò sappiamo che sarà una partita non semplice. I nostri giocatori però li ho visti preparati, io ci sono nato e ci vivo, e perciò è molto, non è intensa a livello di frequentazione, perché ci sto poco ovviamente perché lavoro fuori, però ho tutti i pregi e tutti i difetti dei pescaresi. Giocheremo la nostra partita avendo il grandissimo rispetto dell'avversario, però senza accorgimenti particolari su singoli calciatori. Ma adesso mancano 9 partite, dopo questa ne mancheranno 8, il campionato ancora deve fare tanta strada, è ovvio che vincere è sempre molto importante per la classifica, e farlo domani lo sarebbe ancora di più, perché ci permetterebbe probabilmente di scalare qualche posizione. Sì, no, ma in quelle circostanze in cui siamo riusciti a schierarlo, ha dato un grande contributo tecnico sicuramente, ha avuto sempre qualche problema oltre alla squalifica, però adesso è in via di guarigione, diciamo così, totale, e non so se ha ancora o se è pronto per i 90 minuti, ma sicuramente una porzione di gara, non so se inizialmente o a partita in corso, ce la può avere. Serie D. Una parte delle squadre del campionato di Serie D ha già definito i quadri tecnici per il prossimo campionato. Regna incertezza a Vasto e Giulianova, mentre Chieti e Avezzano attendono di sapere in quale categoria giocheranno. Avezzano e Chieti proseguono la loro battaglia per restare in Serie D. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha respinto il loro ricorso avverso la delibera del Consiglio federale che ne sanciva la retrocessione. Esaurito l'unico grado della giustizia sportiva, come disposto dal decreto rilancio, ora i due club sono pronti a intraprendere il percorso di quella ordinaria, TAR ed eventualmente Consiglio di Stato. Ma in casa Avezzano si spera anche in un'altra strada, quella del ripescaggio. Secondo una graduatoria informale che fa leva sui punteggi previsti dalla normativa dei ripescaggi, l'Avezzano sarebbe sesto tra le squadre retrocesse, tenuto conto che nell'ordine i ripescaggi prenderanno in considerazione alternativamente due squadre retrocesse dalla D e una seconda di eccellenza, la società di Gianni Paris può sperare, in particolare se si liberassero almeno 8 posti per il completamento della D. Intanto, con grande anticipo sui tempi e pur nell'incertezza della categoria, proprio Chieti e Avezzano hanno definito i riferimenti dello staff tecnico. A Chieti Alessandro Lucarelli allenatore e Beppe Giglio DS, ad Avezzano Alessandro Del Grosso allenatore e Tonino Paciarelli DS. Idee chiare anche a Pineto e Castelnuovo. La società del patron Silvio Brocco è pronta a ripartire da Daniele Amaulo, che è tornato in biancazzurro nel girone di ritorno dell'ultimo campionato fino al lockdown, dopo la separazione di un anno fa, che però non aveva incrinato il rapporto di stima tra tecnico e dirigenza. A Castelnuovo si riparte invece con gli uomini che hanno portato la matricola della Valvomano per la prima volta in D, Guido Di Fabio allenatore e Claudio Cicchi DS. A Notaresco si riparte dopo aver sognato a lungo una incredibile promozione.
Non ci saranno il bomber Marco Sansovini né il tecnico Roberto Magnoni, con cui si sono separate le strade. Il presidente Di Giovanni conferma Paolo D'Ercole di esse ed è pronto a riabbracciare quel Massimo Epifani già avuto alle dipendenze ai tempi del San Nicolò, con ottimi risultati. A Vasto e Giulianova le scelte tecniche si mescolano con gli sviluppi societari non ancora chiari. Per la panchina della Vastese si era parlato di un clamoroso ritorno, Marco Amelia, ma ora il nome più caldo è quello dell'ex agnonese Massimo Agovino. A Giulianova ci sono un paio di cordate giuliesi pronte a trattare con il presidente Bartolini e finché non ci sarà chiarezza, impossibile pensare allo staff tecnico. E Federico Del Grosso per il momento resta alla finestra. E questa era l'ultima notizia, tutti quanti i servizi che avete visto sono online sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. L'informazione torna alle 23, grazie per averci seguito, buona serata.